Cucù, mamma mela da mangiare. Cucù, mamma fiore da annusare. Questo è il libro Mamma Cucù. Io sono Raffaella Castagna, autrice e illustratrice di libri, e questo è un libro che ho progettato insieme a Gabriele Clima e che ho illustrato. È un libro che serve per giocare con la mamma al classico gioco del VV7. E se volete, possiamo anche provare a giocare insieme usando dei materiali semplici da reperire. Vi serve una scatola per la pizza da asporto, una forma tonda, in questo caso è un coperchio di plastica. Bisogna appoggiare e con un pennarello potete ricalcare il contorno. Ora questo contorno bisognerà tagliarlo, quindi mi raccomando, l'adulto lontano dal bambino può usare un cutter e vi faccio vedere, ho già preparato la scatola tagliata, infatti se appoggio la mano viene via il disco e rimane il foro. Mi sono portata avanti nei lavori e ho già iniziato a preparare questo. Allora, quello che vi consiglio è di procurarvi dei fogli di carta colorati, anche i ritagli che avete in casa, se volete, scegliete voi i colori e poi con il vostro bambino potete cominciare a fare dei piccoli pezzetti. E se il bambino è molto piccolo, si divertirà a strappare la carta, sente anche il rumore. Dopodiché, con la colla potete mettere voi un po' di colla sulla scatola e invitare il vostro bimbo ad attaccarla in questo modo. Qui ho coperto completamente la circonferenza del cerchio e poi, sempre con un'altra parte che io ho già preparato, vi faccio vedere che potete divertirvi giocando con i colori. In questo caso sono tutti colori molto caldi, il giallo, l'arancione e il rosso, che ricordano un sole, oppure potrebbe essere un fiore o anche la testa di un leone, quello lo decidete voi con la vostra fantasia. Rimane poi anche un'altra parte bianca della scatola, vedete, qua ho già messo dei pezzetti di carta e anche questi da incollare, si possono incollare anche solo per un angolino, così, in modo che rimangano sollevati, che crea un po' di tridimensionalità. E queste possono subito sembrare delle farfalline che volano vicino al fiore o che volano in una bella giornata di sole. Io vi faccio vedere questa cosa, però nel momento in cui vi mettete a lavorare col vostro bambino, sarete voi e lui a decidere cosa fare e che pezzettini di carta e che colori usare. E poi, una volta che avete incollato, magari direte: "Toh, guarda, sembra proprio un bel fiore." E a questo punto la scatola, se la giriamo, vedete che è una scatola della pizza col coperchio dove c'è un disegno di una pizza. Però vi consiglio di continuare a giocare e quindi se vi procurate un foglio di carta bianco, potete invitare il vostro bimbo a prendere un pastellone molto morbido, io consiglio appunto dei pastelli a punta grossa, molto morbidi, dei pastelli a cera. E se è molto piccolo, prendete la sua manina e cominciate a fargli lasciare dei segni sulla carta bianca. Ne sarà sicuramente affascinato. Oppure se è un po' più grande, potete fare un gioco così. Fate finta che la mia mano sinistra sia quella del vostro bimbo e voi usate la mano destra. Partite, uno in un angolo in un foglio, uno nell'angolo sempre dello stesso foglio, e mano a mano, chiacchierando, raccontandovi delle cose, cominciate a danzare insieme con i colori e quindi a creare degli scarabocchi colorati.
potete anche provare a cambiare colore e vi inventate un gioco per far lasciare una traccia colorata dai vostri bimbi. Questo perché, adesso ne ho preparato uno già scarabocchiato interamente, potete incollarlo sul coperchio della scatola in modo da avere la vostra opera che diventerà il coperchio di questo gioco e il bambino sarà soddisfatto di vedere una sua produzione fatta oltretutto insieme a voi, utilizzata per un gioco vostro. Vi faccio vedere adesso come chiudere la scatola. Ecco, si piegano le alette così, si inseriscono nei fori queste parti e in questo modo la scatola è chiusa. Prima di farvi vedere il funzionamento di questo gioco, ascoltiamo insieme quello che ha da dirci il dottor Guala. Il rapporto tra un genitore e il proprio figlio è fatto di tantissime cose. È fatto di fisicità, è fatto di abbracci, è fatto di odore, è fatto di suoni ed è fatto anche di parole. Parole che vengono espresse dalla mamma e per prima e poi anche dal papà e poi anche dai nonni quando raccontano le storie ai propri nipoti. Queste parole sono importanti perché esprimono emozioni, emozioni che all'inizio, nei bambini piccoli, non hanno un significato vero e proprio, e in quelli più grandi invece leggere le storie, farsi raccontare le storie, hanno anche un significato di eventi e di imparare come funziona il mondo, ovviamente in modo rappresentato. Esiste un progetto nazionale ed internazionale che si chiama Nati per Leggere e se volete più notizie lo trovate sul sistema bibliotecario del VCO, sul sito del sistema bibliotecario. Noi sappiamo che il leggere le storie ai bambini è una trasmissione di emozioni, ma anche di informazioni, perché in modo immaginifico spiegano come funziona il mondo. Spiegano che ci sono i buoni, che ci sono i cattivi e danno anche di solito un segnale di speranza perché le favole di solito finiscono bene. Il fatto di leggere le storie permette anche di insegnare una lingua. Noi impariamo a parlare per imitazione e saremo fortunati se i genitori parleranno in due lingue differenti in modo da assumere come una spugna, senza fatiche, senza doverle studiare, addirittura due lingue madri. Adesso vi faccio vedere come funziona. Cucù, settete! Cucù, settete! E adesso mi raccomando, provate a casa, insieme ai vostri bimbi, a fare questa attività. Prendete carta, colla e cominciate a giocare. Per divertirvi insieme, la biblioteca consiglia Batti le manine di Helen Oxenbury, Mondadori Edizioni. Cucù di Kaori Takahashi, l'Ippocampo Edizioni. Toc toc, chi si nasconde sotto la coperta? Di Kathleen Amant, Clavis Edizioni.